adesso dal Cilento invece ritorniamo nel napoletano, precisamente a Portici, con un'altra ospite che tengo molto a cuore. Insomma, la vediamo già collegata con noi. Lei è Irene Antonioli, è collegata con noi per parlare di un evento molto importante che si terrà proprio questa sera a Portici. Ben trovata Irene, come stai? Bene, grazie e grazie dello spazio e dell'opportunità che mi stai dando. Noi, come Midollo per Francina, un'associazione che si occupa di sensibilizzare sulla donazione di midollo, oggi ci troviamo a Portici dalle 15 alle 20:30, un evento di sensibilizzazione alla donazione di midollo, quindi sarà possibile essere informati circa le modalità di questa procedura, che è molto più semplice di quanto si immagini, e dove sarà possibile, qualora lo si desideri, compilare i moduli per effettuare l'iscrizione nel registro. L'attivizzazione, quindi l'iscrizione vera e propria, avverrà poi in un secondo momento presso il Policlinico di Napoli. Anche se al di là di questo evento vorrei sottolineare che è sempre possibile iscriversi al registro presso il Policlinico di Napoli. E quello che mi preme dire sul tema è che ci teniamo molto a sensibilizzare sul tema donazione di midollo perché diciamo, è molto importante per noi creare una cultura del dono in Italia che non c'è. Se noi consideriamo per esempio paesi come la Germania, abbiamo che al registro dei donatori sono iscritti circa 100 milioni di cittadini, laddove in Italia contiamo circa 500 mila iscritti nel registro di donatori di midollo. Perché è poi fondamentale diventare un potenziale donatore? Innanzitutto perché si tratta della terapia di elezione per guarire da malattie altrimenti incurabili, come per esempio le leucemie. In secundis perché è molto complicato trovare un donatore compatibile per un malato in attesa, si stima che la compatibilità è pari ad 1 su 100.000. E poi perché è importante? Perché in realtà ad oggi le procedure attraverso le quali si effettua questa operazione consentono di effettuarla nella piena tranquillità, nel senso che ad oggi nell'80% dei casi la donazione di midollo avviene con una modalità molto simile a una donazione di sangue. Cioè si è in grado di prelevare una sacca di sangue e da quest'ultima scorporare appunto le cellule staminali emopoietiche del midollo, come dire, con una procedura che complessivamente dura poche ore e insomma non necessita di tempi lunghi di ripresa. E quindi il nostro appello è questo, ovviamente noi ci troviamo a Portici per chiarire qualsiasi dubbio e il nostro appello è particolarmente rivolto alle persone giovani perché per diventare donatore di midollo bisogna avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni. Ci troviamo oggi a Portici appunto per chiarire i dubbi di chiunque sia interessato al tema e ci tengo ad invitarvi perché, e a non essere scettici perché diventare donatori di midollo è veramente una cosa bellissima e soprattutto perché ciò che si dona laddove si trovi un paziente compatibile ovviamente non è un qualcosa che si perde, cioè le cellule che vengono donate, così come quelle del sangue, poi in realtà si rigenerano. Quindi a me piace paragonare la donazione di midollo un po' a quando si pota una pianta, si pianta un rametto e poi nasce una nuova pianta, cioè noi andiamo, diciamo, come dire, a moltiplicare le vite che possiamo salvare, non andiamo a togliere nulla al donatore. E quindi ci tengo ad invitarvi a questo evento. Irene, possiamo spiegare ai telespettatori velocemente che cos'è la tipizzazione? Molti hanno paura, pensano sia un prelievo di sangue, invece non è così, è una cosa molto molto semplice che possono fare tutti, ovviamente possono farla chi ha dai 18 ai 35 anni, perché poi oltre insomma, non si può più diventare donatore di midollo osseo. Allora, la tipizzazione è una procedura molto semplice, esistono due modalità, la prima è un prelievo salivare tramite tampone, la seconda invece è un piccolo prelievo di sangue che consente poi, come dire, di essere inseriti nel registro perché dal sangue e dalla saliva è possibile verificare un'eventuale compatibilità. Però insomma non è nulla di particolarmente invasivo, un semplice prelievo di sangue o appunto un prelievo di un campione di saliva, nulla di che.
una storia, insomma, dietro la vostra associazione. Ecco, tu ti sei messa in gioco insieme, insomma, a tanti altri volontari perché avete avuto un'esperienza in famiglia. Ecco, brevemente vogliamo raccontarla questa tua esperienza. Sì, questo spiega anche il nome, un midollo per Francina. Questa realtà, diciamo, nasce in seguito alla diagnosi di recidiva di leucemia e quindi poi con la notizia di esigenza di un trapianto di mia sorella Francina. E ovviamente è una realtà che ha un'aspirazione più grande, nel senso che quando ci si iscrive al registro lo si fa per chiunque abbia bisogno e noi intendiamo promuovere questa cosa per chiunque ne abbia bisogno. Quindi è una realtà che nasce per trovare un donatore compatibile per mia sorella Francina, che ad oggi peraltro è guarita proprio perché alla fine si è trovato questo donatore compatibile. Appunto io sono la sorella di Francina, e quindi sono stata in prima linea chiaramente in questa campagna per sensibilizzare la donazione di midollo. Forse proprio per questo sento di potervi esortare a fare questo gesto perché da persona che ha vissuto come parente questa malattia e che poi ha visto anche la rinascita, vi posso dire che salvate una vita che però non è solo quello del malato, ma è anche quello dei fratelli, delle sorelle, dei genitori, di chiunque vi stia intorno. Io ho iniziato a fare sensibilizzazione che avevo mia sorella in un letto di ospedale, invece oggi io, grazie al donatore di midollo che le ha salvato la vita effettivamente, la sera quando vado a dormire so che mia sorella non sta in ospedale ma sta nel suo letto nella camera a fianco è una delle cose, è uno dei regali più belli che si può fare a qualcuno. Quindi io proprio come persona che ha vissuto questa cosa vi invito a ragionare sulla possibilità dell'attivizzazione perché per quanto è semplice la procedura per quanto è grande il dono che si fa, appunto si moltiplica, si allunga non solo la vita del malato, ma si allunga la vita di chi gli sta vicino, di chi gli vuole bene. È davvero un gesto grandissimo. E quindi ovviamente oggi mia sorella è guarita, ma la campagna continua per chiunque ne abbia bisogno perché insomma, le persone che si ammalano di questa malattia magari spesso sembrano distanti, sembrano delle realtà lontane, però appunto è successo a me, queste persone esistono, voglio dire, e quindi sono persone in carne e ossa, quindi il mio invito è anche appunto a immaginarsene in questo modo, non come, non lo so, un concetto generico, il malato, ma come delle persone che hanno dei sogni, delle aspirazioni, hanno una dimensione relazionale nella quale sono inserite, delle persone come noi alla fine e che vogliono tornare a vivere così come noi tutti i giorni ci alziamo dal letto per fare le cose che amiamo fare. Questo. Tutto questo ti fa onore perché, insomma, è bello vedere che nonostante tua sorella, insomma, voi come familiari avete raggiunto un obiettivo che è quello poi della guarigione, ne siamo davvero molto felici, abbiate continuato con la sensibilizzazione verso i cittadini, le persone, insomma, per cercare di spronare e di far entrare nel registro dei donatori sempre più cittadini. Per dare una speranza alle tante persone che purtroppo ancora oggi, ecco, vivono questa malattia. Quindi davvero grazie di cuore per quello che fate e per l'impegno che ci mettete ed è la prova quello che farete questo pomeriggio, lo ribadiamo a Portici dalle 17:30 alle ore 20:30 al Viale Leonardo da Vinci presso l'incrocio davanti al secondo circolo didattico, insomma farete una grande campagna di sensibilizzazione su ciò che è appunto la tipizzazione. Non a caso il titolo del manifesto è Portici si tipizza, quindi ci auguriamo che oggi pomeriggio ci siano tantissime persone che vengano ad informarsi, ecco, su quella che è la tipizzazione, su quello che è la donazione di midollo osseo e tutto quello che è il mondo, insomma, che circola poi intorno a queste esperienze di vita. Grazie Irene per il tuo intervento e un grande e caloroso abbraccio anche a tua sorella e ai tuoi familiari. Grazie. Grazie, grazie dello spazio. Arrivederci.
Grazie. E allora ribadiamo ancora l'invito. Mi raccomando, per chi ha seguito la rassegna stampa di Cilento Channel, l'unica TV, di recarsi a Portici per questo importante appuntamento con l'associazione Un Midollo per Francina, e per parlare appunto di tipizzazione.